Ciao, oggi ti mostro una serie di esercizi di sincronia fra le due mani, esercizi di meccanica, li possiamo definire, di solito vengono definiti in questo modo. Sicuramente trovi in commercio un sacco di metodi didattici che affrontano questa tematica e sicuramente ne trovi di molto interessanti, probabilmente soprattutto all'estero. Però generalmente, guarda, ti assicuro, non stare a spendere soldi a comprare materiale, soprattutto didattico, spendendo soldi per questo tipo di tematiche. In rete, soprattutto gratuitamente, trovi decine, decine, centinaia di articoli interessanti riguardo questa cosa, per cui non stare a spendere soldi per questo genere di cose. Soprattutto se inizi, la cosa fondamentale, che devi considerare sono principalmente queste dritte. Fondamentalmente la prima cosa è utilizzare un click e incominciare a metabolizzare le divisioni principali, che sono i quarti, gli ottavi, i sedicesimi, le quartine, le terzine di ottavi, e in maniera fluente considerare i cromatismi, nel senso le scale cromatiche, per cui, siccome noi avanziamo di toni, semitoni, generalmente sulle scale, come può essere una scala maggiore. Negli esercizi cromatici avanziamo sempre di semitoni in semitoni, per cui il primo esercizio fondamentale che farai con una pennata alternata sarà quello dell'1, 2, 3, 4. In questo caso, se fai già riferimento a com'è l'accento della mia mano destra, che fondamentalmente fra i due arti è quella che ha più. Per quanto all'inizio si crede che sia più importante l'arto sinistro, in realtà è l'arto destro che fa la maggior parte del lavoro, è lei che dà l'accento ogni 4, per cui in questo caso svolgevo una quartina di sedicesimi, no? Perché ogni 4 do l'accento. Per cui la prima cosa interessante, ad esempio, è, spero che si veda bene il movimento che faccio con l'arto destro, è quello appunto di mettere un click. Partiamo con un click a 60 bpm, per cui armarsi di un metronomo, che sia digitale, che sia vecchio, non ha importanza, per cui oggi, ad esempio, lo scarichi online, non devi neanche spendere soldi, studi subito con un click, lo posizioniamo a 60 bpm e iniziamo con un quarto. Ogni quarto noi ovviamente eseguiamo questa progressione. Apriamo bene la mano, pennata sempre verso il basso, lo vedi? Perché identifichiamo il rapporto del quarto. Mi sposto ad ogni pulsazione. C'è lo spostamento, avanzo sempre in maniera ascendente. E devo arrivare, ovviamente, fino in fondo al diapason e ben oltre. Perché la tastiera, ovviamente, di una chitarra generalmente ha dai 21 ai 22 tasti, se non 24, e se è fatta con questo numero di tasti è perché significa che deve essere usata per tutto il suo numero di tasti. Per cui, ogni qualvolta io dovessi comunque commettere un errore in fase didattica di studio, non mi devo fermare e ricominciare sempre laddove mi sono fermato, perché altrimenti continuerei sempre nello stesso punto a studiare. Invece ho bisogno di esercitarmi su tutta la mappatura del manico stesso. Cerco sempre di essere perfettamente sul click, seduto, un po' alla Porcaro, bello indietro. Vedi che un'altra cosa molto interessante della mia mano destra, se la osservi, è che è assolutamente appoggiata in fase di relax. Però non faccio questo spostamento dell'arto destro, ok? Ma ho come se avessi una specie di perno nel polso e faccio questo movimento. Per cui ovviamente accompagno un po' con la falange, ok? Però faccio questo movimento. Per cui ovviamente anche la mano sinistra è sempre con questa posizione. Non a cavallo, non ho il polso ovviamente rigido e soprattutto
la falange del polso, sì, del polso, del dito pollice, che assume delle forme di contrattura di questo tipo. E ovviamente anche quando arrivo in questa posizione, spero si veda, lo vedi? Vedi anche la mano destra? Ok, quindi questo ad esempio con i quarti. Ad un certo punto, sempre sull'1, 2, 3, 4, una volta che avrò fatto decine, centinaia di volte questo esercizio, perché per quanto oggi si viva una vita sulla questione della possibilità o della cognizione che tutto possa essere ottenuto in 2 secondi o senza grandi sacrifici, in realtà soprattutto questo genere di cose lo si ottiene nel corso dei mesi, delle settimane, dei mesi della fatica degli esercizi. Partiamo e incominciamo a dividere ottavi. Ovviamente gli ottavi sono un battere, un levare, ovviamente dove l'accento, il primo è forte e il secondo è debole, soprattutto perché faccio questa differenza. Perché se non ci fosse un click di riferimento, è grazie a questo concetto che riesco a percepire la differenza di ottavi rispetto a qualsiasi altro tipo di divisione. Cioè, questi sono i quarti perché ogni battuta la identifico con un accento forte. L'ottavo è. Vedi che l'accento è forte su uno delle pennate, la seguente è unta, unta, debole. Debole, è molto più delicata rispetto a questa incisività che do sulla prima, per cui adesso faccio partire il click. Adesso salto un attimo in avanti, così ti faccio vedere che ovviamente non deve assolutamente cambiare nulla né in fase proprio di colore di suono né nell'impostazione delle mani. Chiaro, un'altra cosa che mi sono scordato di farti notare e di puntualizzare è che io non faccio l'esercizio in questo modo, soprattutto nell'1, 2, 3, 4. Cioè, se metto giù l'indice e conseguentemente il medio, io non alzo l'indice nel momento in cui ho messo giù il medio. Nella sequenza, le dita che ho messo giù precedentemente rimangono giù. Questo mi dà una stabilità maggiore, soprattutto se dovessi fare gli Ameron. È un altro discorso, però incominciamo a dare, soprattutto ci imponiamo che le dita fanno quello che esattamente vuole la nostra testa. E questo è un discorso. Ma poi soprattutto perché noteremo e incominceremo a comprendere che la nostra mano assume molto di più una certa stabilità. E vedi che incomincerai a comprendere, soprattutto se sei vergine a questo tipo di discorso, cosa significa sincro. E comincerai a comprendere se una mano è più fluida, slegata a un certo tipo di concetto o movimento rispetto all'altra. Allora arriverà sempre un po' prima rispetto all'altra, soprattutto quando incominceremo a fare amicizia un po' con questo tipo di lavoro, quando incominceremo ad arrivare magari a 80 di BBM a sedicesimi, perché metti che magari adesso passiamo alle quartine, dove l'accento forte è ovviamente, attenzione, io do adesso magari non per scontato perché pazienza, un po' di pazienza, mi rivolgo un po' a tutti, 1, 2, 3, 4, per cui all'interno di una pulsazione avremo 4, per cui ovviamente divideremo per 4, abbiamo fatto una, due, gli ottavi, 4 note in una battuta, per cui accento forte, debole, medio, debole. E questo è il sedicesimo, la quartina, per cui adesso incominciamo a rendere ovviamente più automatico il movimento, diventa un automatismo, non posso più ragionare, devo cominciare a essere un po' più indipendente nel movimento, per cui ovviamente. La mia mano, i miei arti devono lavorare ovviamente bene. Tu immagina se io dovessi non essere ovviamente perfettamente automatizzato in questo senso con un click a 120 bpm, cioè
anche se lo vado ad aumentare, lo mettiamo anche un po' di più. Vedi che la mia mano destra, cioè, non cambia se la vedi nell'inquadratura. Adesso in questo tipo di esercizio è quello che a noi interessa, non in altri esercizi specifici. Accantoniamo questo discorso.